Ragazzi, allora, nuova location, visto che fa ancora un po' caldo, quindi godiamocela un attimino. E volevo iniziare a farvi un po' di focus on su alcuni titoli di manga che ho acquistato e letto in questi ultimi mesi. Allora, tra l'altro ho preso qualche spunto, giusto per, infatti mi vedrete magari leggere qualcosa perché tutti i personaggi, io non me li ricordo i nomi di tutti i personaggi, quindi non voglio dirvi Roma per Toma ed essere abbastanza precisa, per cui ho preso appunti sul mio quadernino e quindi a volte magari se non mi ricordo andrò a leggere qualche cosa che mi sono appuntata. Volevo iniziare a parlarvi di un titolo che presi prima di partire e che appunto ho letto in queste vacanze estive. È un titolo che mi aveva veramente interessato, io non conoscevo l'autrice e sto parlando di Teen Bride, è il numero uno, quindi facciamo un focus on su Teen Bride di Kanen Minami, edito dalla Star Comics. Per euro 4,30 è un mensile. La copertina è quella semplicissima, quella che si sfilaccia. All'interno ci sono, non ci sono pagine a colori e il tratto devo dire che non è per niente male. Vi faccio vedere qualche cosina, ve l'avevo già mostrato nel video acquisti, ma vi rinfresco la memoria, giusto perché appunto comunque stiamo parlando di questo manga. Mi aveva attratto tantissimo il tratto, sì, devo dirvi la verità, perché della storia conoscevo poco niente e tra l'altro non volevo iniziare una serie, un'ulteriore serie shoujo ambientata comunque in al liceo, comunque nelle scuole e nell'età appunto in cui i protagonisti sono ancora giovani tanto da appunto studiare e non volevo neanche uno shoujo smielato e tutto, quindi vabbè, l'ho preso proprio per fare per vedere, per farmi un'idea. Invece devo dire che mi è piaciuto veramente tanto. Allora, tra l'altro vi dirò, ho scoperto che Kanen Minami è l'autrice di anche, scusate che ve lo leggo, Love Begins, prima che mi scordo e dico qualcos'altro. Tra l'altro io Love Begins non l'ho mai letto, non credo inizierò a recuperarlo perché ho visto che sono parecchi numeri. E tra l'altro dentro in questo primo numero di Teen Bride, alla fine c'è come si può dire, un episodio extra, sì, di Love Begins, per cui ci fanno vedere quelli che sono, eccolo qua, i personaggi del precedente lavoro di Kanen Minami, quindi un extra episodio. Devo dire che sì, può essere interessante sicuramente per quelli che hanno letto Love Begins. Per chi come me non si è mai approcciato a quel titolo, diciamo che lascia un po' indifferenti perché appunto non è che ci faccia scoprire chissà che e i personaggi non è che si possono capire fino in fondo con un appendice extra della serie ormai conclusa, per cui diciamo che è un di più, ma anche come far incuriosire appunto dei nuovi lettori, beh, io non l'ho trovata una grande idea, nel senso che a me non è che abbia incuriosito più di tanto. Mi ha lasciato abbastanza indifferente. Mentre per quanto riguarda questo nuovo titolo, Teen Bride, vi dico subito che mi è piaciuto molto. Allora, i protagonisti sono Karin, la ragazza, eccola qui, della copertina, che ha 16 anni, e Nao Tsurugi, che è questo ragazzo qui. Eccolo. I personaggi principali sono loro due. Praticamente iniziamo con il compleanno di Karin, il suo 16° compleanno. Quindi vediamo lei intenta a tiranneggiare perché è un po' il suo carattere da tiranna, no? Tiranneggiare un po' e da bambina un po' viziata, da ragazzina un po' viziata, quindi tiranneggiare quelli che sono la servitù o comunque anche i genitori stessi, quelli che stanno insomma cercando di preparare il suo compleanno e appunto per avere tutto perfetto il giorno del compleanno. Il giorno del compleanno che arriva,
e che si conclude con il regalo di compleanno dei genitori di Karin, che altro non è che un vestito però da sposa. Per cui lei si chiede il perché del vestito da sposa e il padre le annuncia che la settimana successiva ci sarebbe stato proprio il suo matrimonio. Matrimonio con un giovane di una famiglia di amici dei genitori appunto di Karin. Questo matrimonio era già stato pianificato diversi anni prima dalle due coppie e quindi lei non avrebbe avuto, diciamo, voce in capitolo, no? Se non che appunto Karin si ribella assolutamente a questo matrimonio fino a quando non vede però il nome del futuro sposo, il futuro sposo che è Nao Tsurugi, che tra l'altro il Senpei Nao, che tra l'altro appunto è il ragazzo più ambito della scuola dove della scuola frequentata da Karin e che è anche l'amore segreto di Karin. Quindi accetta subito di buon grado, quindi cambia completamente la sua visione, accetta subito, spiazzando la madre e il padre, di buon grado questo matrimonio, che comunque a scuola dovrà rimanere segreto, e questo perché appunto Naode chiede a Karin che a scuola non si sappia di questo matrimonio, matrimonio che si svolge. E da qui inizia la vera storia di questo manga, perché i due sposi andranno poi ad abitare insieme, quindi non a casa di nessuna delle due famiglie, e si capiranno le motivazioni del matrimonio, sia da parte di, soprattutto da parte di Nao, e da parte anche di Karin. Quindi da qui iniziano veramente delle vicende un po' rocambolesche, ma veramente molto molto carine. È uno shoujo che, ripeto, non è assolutamente smielato per niente, almeno non in questo primo volume. Tra l'altro non ha parti eccessive di come si può dire, troppo rocambolesche, cioè quindi abbastanza credibile come sono abbastanza credibili come situazioni ed è molto carino il cambiamento che si vedrà, si noterà nei protagonisti nel momento in cui iniziano proprio il percorso di vita insieme, per cui diciamo che c'è anche qualche spuntino per capire un po' la vita in comune tra due persone, soprattutto così giovani. Quindi ecco, questo primo volume io ve lo consiglio molto, io continuerò la saga perché devo dire che mi è piaciuto tanto e voglio proprio vedere dove vanno a parare questi due neosposi, insomma, ecco. E nulla, se avete già letto questo primo volume, commentate sotto, fatemi sapere le vostre opinioni. E spero che invece, per chi non abbia ancora letto Team Bride, le abbia fatto comunque venire quantomeno un po' di curiosità nei confronti di questo titolo. Al prossimo Focus, ciao a tutti!